base si ricomincia così a chiacchierare noi. Allora, abbiamo buttato già dei flash su questo libro così, ma dovessi ripartiamo da principio, cioè dovessi presentarlo tu. Dice, mi chiamo Maddalena Lonati, Sì. sono 26 giorni che non tocco un goccio d'alcol e questo è il mio libro, L'Apostolo Sciagurato. Come lo descriveresti? Va bene, allora come accennavi tu, una raccolta di racconti che però diventa romanzo proprio perché sono tutti accumulati dallo stesso tema, da un filo rosso che è quello dell'assenza. Inoltre tutti i racconti sono nati proprio grazie alla particolare relazione erotica e cerebrale dei due protagonisti, che sono questo lei e questo lui, che non vengono ingabbiati da nessun nome, non vengono mai definiti, rimangono un po' delle astrazioni nelle quali forse è più facile identificarsi poi leggendo il libro. E questi due personaggi hanno una relazione che viene descritta nel primo racconto, che è Sinestesie. Poi, quando lui se ne andrà, perché dopo tutta una serie di giochi e di sfide, lui dovrà pagare un pegno che sarà quello di rivelare il suo nome. In quel momento lui scomparirà quasi perché è risucchiato dalla realtà e dal tempo. E dopo la sua sparizione, lei inizierà a scrivere tutti questi racconti, sempre parlando dell'assenza, però sublimandola e declinandola in vari contesti. Quando lui a distanza di anni tornerà, leggerà tutti questi racconti e le rivelerà ciò che era successo, cioè proprio che lei aveva scritto dell'assenza senza neppure rendersene conto, perché l'aveva fatto in modo inconscio. E quindi da qua si ricucirà la loro relazione, torneranno insieme e questo andrà a formare la raccolta dei Cioè, lui è racconti. diventato assente perché lei ha scritto dell'assenza. Lui è E sparito dalla vita di lei. lei ha E quindi scritto. lei ha iniziato a scrivere dell'assenza, ma senza mai rendersene conto. Lei, mentre scriveva questi racconti, non era consapevole di scrivere in continuazione dell'assenza, perché, come avrai notato leggendoli, a volte assume dei significati molto particolari, anche in No, contesti però se molto lei avesse strani. scritto del tiramisù, lui sarebbe diventato un pasticcere e si Probabilmente sarebbero sì. ritrovati molto prima, insomma. Sarebbe magari stato più piacevole. Ecco, com'è nato però questo libro? Cioè, è nato da racconti singoli oppure quando hai cominciato a scrivere avevi già in mente questo filo che volevi tenere? Sì, io ho in mente il filo conduttore che era appunto questo, però ho scritto racconti in momenti diversi, non sono stati così consecutivi. Infatti alcuni addirittura erano già stati pubblicati prima su varie riviste, però il progetto esisteva già. Poi sono andata avanti a scriverli, li ho assemblati, ho deciso in quale ordine pubblicarli Ecco, e ho quando creato. sono entrati dei racconti già scritti prima, così, Sì. li hai adattati alla nuova situazione o li hai lasciati così come erano già usciti? No, li ho lasciati così come erano, perché comunque, come ti ripeto, il progetto esisteva già, quindi non è stato necessario apportare delle modifiche. Ho solamente aumentato il numero di racconti, ovviamente, e ho deciso in quale ordine poi pubblicarli, questo sicuramente, però Ok. nient'altro. Adesso cerchiamo di tornare alla vita vera, perché stiamo viaggiando su questo cerebrale, queste cose. Non ti E quindi in qualche convince. modo tu ti poni un po' come una sorta di seduzioni alternative.